Buongiorno a tutti, 7.51. Questa mattina volevo parlarvi di un argomento molto molto attuale. Ma come bisogna fare per farsi un selfie? No, te lo dico perché di solito nei selfie poi nessuno si piace. M'è compreso. E allora vorrei dare qualche suggerimento proprio per realizzare dei selfie che soddisfano. Quattro consigli. Consiglio numero uno. Il consiglio numero uno potrebbe essere di tenere il telefono non troppo vicino alla faccia, perché gli obiettivi dei nostri cellulari sono leggermente grandangolari. Se tu li avvicini troppo tendono a deformare i lineamenti, quindi telefono non molto vicino alla faccia. Consiglio numero due. Il consiglio numero due è quello che riguarda gli sfondi. Fai attenzione agli sfondi, perché più lo sfondo è complicato e complesso, con tanti dettagli, e meno attenzione c'è su di te. Quindi attenzione allo sfondo, soprattutto anche con le diverse situazioni di esposizione, perché magari è in ombra, magari è troppo chiaro, insomma bisogna imparare a essere un po' omogenei per quanto riguarda lo sfondo. Consiglio numero tre. Il consiglio numero 3 è un consiglio che andrebbe applicato sempre. Ogni tanto sorridi. Cosa sono questi selfie sempre immusoniti, sempre tristi? E invece no, sorridi. Ti assicuro che il selfie guadagna per il 50% in più. Consiglio numero 4. Il consiglio numero 4 potrebbe essere: evita il bastone che regge il telefono. Non sei un pescatore, quindi evita sto bastone del selfie. Puoi tenerlo tranquillamente anche solo con la mano, usalo se devi fare magari fotografie di gruppo, dove allora va tenuto a una certa distanza, perché l'inquadratura deve essere un pochino più distante, ma altrimenti puoi evitare anche di fare il pescatore. Bene, questi erano i quattro consigli per realizzare un selfie. Io a questo punto vi do l'appuntamento alla prossima puntata. 7.51, io ci sarò. No, aspetta. Dimenticavo una cosa. Se nonostante i quattro consigli la tua fotografia ancora non ti piace, non è colpa del selfie, sei tu che fai schifo.